Non si sono accese altre candele. Questa era la sua forma definitiva. La missione della fanciulla, col suo grigio principe rimpicciolito e il suo salvatore bianco rivelatosi una bestia, la fanciulla alla fine comprese la verità dinanzi a lei. Il compagno della sua vita non sarebbe comparso perché non poteva apparire una fanciulla che sedeva con le mani in mano. Doveva andare a cercarlo, trovare il suo amore e liberarlo dalla solitudine. Che cosa tremenda. Tutto per colpa delle balle di quell'altro. E così, beh, in realtà anche colpa mia che le ho rovinato l'idea, seppur fosse falsa, di Zote che lei aveva. Che le era stata instillata da Zote. Quindi Zote sei un coglione, in definitiva. E così iniziò il suo viaggio verso lande perigliose, protetta dall'amore che l'attendeva, guidata dal suo futuro amore. Ad ogni passo la fanciulla sentiva avvicinarsi sempre di più il momento del loro predestinato incontro. Giuro, no, o mandatuble. Is manova. Cioè, ma questo, cioè, ma è proprio un coglione. Akala, entono. Poi mi hai detto è andata di qua, giusto? Dove dovrei trovarla? Come minimo è al nido dei coleotteri. Perché penso che troverò il suo cadavere, purtroppo, ma ciò non di meno, penso che lo troverò. Hollow Knight è sempre molto preciso in queste cose, quindi sono sicuro che lo potrei trovare. Oh cazzo, ma io non ho. No. Ora lo lascio fare, facciamo così. Allora, l'altro mio obiettivo per l'episodio era andare da Grimm. Prima però voglio, per completare la sua quest, però prima voglio fare una breve esplorazione. Allora, via, via, via. Bene. Ok, e poi questo. La breve esplorazione riguarda questa zona qua che si chiama Sentieri Forbiti, no, com'è? Sentieri Infetti, ok. Forbiti. Perché, aia, grazie. Visto che avevamo trovato il bruco l'altra volta, non vorrei che ci fossero altri segreti in giro, anche se forse no. Però, cioè, molte zone ci erano precluse. Io non credo di essere più tornato da quando questa zona è diventata così infetta alla stazione del coleottero che c'è qua. Quindi vuol dire che l'environment potrebbe essere cambiato parecchio in generale. E quindi ci potrebbe essere robina. Vediamo. Poi, appunto, l'altra volta avevo trovato un bruco addirittura qui nella zona iniziale di gioco. Quindi ah sì, mi ricordo di quando mi facevate vagamente paura voi. Niente, ok. Allora, devo mappare mentalmente il tutto, però. Il percorso che sto facendo. No! Riposa in pace, piccola.
Riposa in pace. Sarebbe stato secondo me più crudele lasciarla in vita in quello stato. Così almeno sono sicuro non soffre più. Cazzo, no, ma perché tu... Madonna santa, non ti devi affezionare a nessuno in questo gioco, perché muoiono tutti quanti. O peggio, diventano dei cazzo di zombie. Ora ho sbloccato anche la shortcut. Lol, what? Ah, alla fine l'ho cercati questi, a che servono, eh? Sappiatelo. Servono per andare dall'NPC che sta a Pulveria, che non ho mai dovuto utilizzare, quello tutto a destra dei rimpianti, per, come avevo ipotizzato, cioè, perché lo devi pagare, questa cosa non l'avrei potuta immaginare, però avevo immaginato correttamente l'effetto, per fare in modo che se hai perso uno spirito oscuro a un certo punto della tua avventura, lo puoi recuperare grazie a quell'NPC, recuperando tutti i geo fondamentalmente che gli erano legati. Ok. Allora, oddio, aspetta un attimo. A onor del vero, ok, se ragiono come avevo già ragionato, in questa mappa... Oddio, Hollow Knight mi ha già dimostrato in realtà che questa non è una regola severa, però può essere un punto di partenza, mettiamola così. Se c'è un'area nascosta, verosimilmente è o qui, forse qui, ma mi sembra ci sia troppo poco spazio, qui anche, forse qui. Quindi se c'è qualcosa di nuovo, probabilmente magari potrebbe essere nascosto in queste zone. Allora, qua... non mi sembra ci sia nulla. Ok. Però, tanto questa è una zona piccola, quindi non ci dovrei mettere molto a esplorarla tutta. Quindi posso permettermi anche di fare comandi a caso. Cazzo, non l'avevo visti. Erano nascostissimi proprio in fondo alla mappa, sti bastardi. Qua invece... difficile. Molto difficile. Però... ok, qua è dove avevo preso il bruco. Larva. Ormai mi è entrato in testa che sono dei bruchi e devo chiamarli tali. Cioè, diciamo di voler tornare tra l'altro alla stazione del coleottero che c'è qua. Potrei farlo? O è persa per sempre? Ah, probabilmente è dentro il coso. No, lì non ci dovrebbe essere nulla. La zona blu che ti dà gli HP Soul Art di fatto potrebbe essere lì. Cioè, non posso? Non da qua. Aspetta, ma se faccio il giro... però vedi, no, questa zona ti frega. Secondo me mi sta nascondendo qualcosa. Oddio, magari non lo posso raggiungere. Vediamo. Allora, se io vado sotto, secondo me mi frega e non posso salire. Quindi vado sopra e faccio il giro. Mi preoccupa ancora il fatto che io non potrò mai più trovare probabilmente delle cicaline piccole e non riuscirò mai a completare il diario del cacciatore. Se così fosse, per me Hollow Knight perde tanti punti, ve lo dico, perché una cosa del genere mi è già successa in un videogioco.
in Mario e Luigi Paper Jam e l'ho detestata perché mi sembra un errore veramente madornale e che risolvi con un po' di testing. Però sono confident che non sia questo il caso. Anche perché non mi sembra una situazione in cui posso essermi trovato solo io. Quindi... Allora, qua sotto. Muore lui da... Sì, ok. Dall'esplosione. Ce n'erano tanti di bruchi, qua in giro. Wow. Tutto e tutti morti, eh? Ehi. No, vabbè. Questo era troppo nascosto, però che palle. Meno male che ero andato a intuito qua, ma... Veramente solo culo qui. Come... Così? Sì. Ok. Shortcut o nuova area? Nuova area? Fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale? Per un attimo mi ero gasato perché ho detto oddio, ammazzo quelle stronze in un colpo solo. No, sono quelle deboli purtroppo. Sento un cuore pulsante, che schifo. Mi sa che era una zona da early game, perché questi nemici sono un po' troppo facili. Fossero stati i nostri amici fastidiosi sarebbe stato più difficile. Così è quite easy. È esploso qualcosa e non ho visto che cosa fosse. Ventre ardente. Godo. Ma te? Riprodursi. No, che schifo, ho capito ora. Oddio santo. Ma quindi voi siete portatrici della malattia? Madonna, ragazzi. Risucchia le anime di chi lo indossa e le utilizza per far nascere dei piccoli. I piccoli non hanno alcun desiderio di mangiare o di vivere, si sacrificheranno per proteggere il genitore. Che schifo. Non hanno alcun desiderio. Vabbè, devo provarlo. Bene, e questo l'abbiamo visto, però... La mia domanda rimane, posso tornare a sinistra? O è bloccato per sempre? Perché potrebbe anche darsi, eh. No. Ah, qua figurati, è dove ho affrontato il falso cavaliere, credo. Però qua è chiuso. Pardon? Qua, ecco, questo si vede. Abile cacciatore, annota tutte le creature di Nido Sacro nel diario del cacciatore. Ma che mi stai dicendo? E ovviamente non era su... non era visibile a schermo sta cosa. Ma che mi stai dicendo?
E qua c'è un'altra fight. That was unexpected. Campione decaduto. No, cazzo. Ok, non è da sottovalutare. Porca troia. Non ho minimamente la build per fare questa cosa. Deo, ho capito, ma è tutto talmente lontano. No, dai. Oh, Gesù Cristo. Cazzo di cazzo. Cazzo di cazzo però. No, ragazzi, oh madonna santa. Non ci arriverò mai da Grimm. Scusa, ma qua? Qual è l'utilità di questo posto? Di qua non ci posso andare, ma Dio! Andare alla panchina però. Che palle. Allora, posso? Posso? Dimmi che posso. Grazie. Sei un bro. Me ne manca uno. Scusa, quanti ne ho? Guarda, 39. Mi sa di sì. Allora, scusa un attimo, ma... posso comprare l'ultimo? Procedendo da qualche parte? No, che magari è un coso fortissimo. Dio, buono, stammi alla larga. È un coso fortissimo che posso usare a mio vantaggio. Uno può sempre sperare, oh. Non penso sia proibito. Mamma mia, che cecchino. Non altrettanto cecchino. Please, sister. Oh, brother, non lo so. Tell me that you can give me what I want. Cazzo, va bene. Ci sta. Quando avrai 40 amuleti, giustamente mi dice. Me lo ricordavo anche, ma speravo di ricordarmi male. Quindi quello non è un amuleto, forse, è qualcos'altro. Che non ho idea di cosa possa essere a questo punto. Che palle, madonna. Allora.
da qua che sono ceduto per un piffero proprio. Da dove sono arrivato io, scusa? Ah, lol, what? Ah, che cazzata, ok. Ok, ok. Gente molto tranquilla, comunque in questa zona. Veramente, a livello di angoscia, questa zona riesce a essere peggiore di qualunque altra, per quanto mi riguarda. Rispetto a tutto il resto di Indosacro proprio. Allora, via questo. Come combatto uno che mi mena e basta? Questo può essere comodo. Una cosa di questo tipo, cioè più questo sempre va bene, questo ci piace. Aumento la potenza degli incantesimi e le larve. Così da guadagnare ancora più roba. Più anime. Allora so dove sono. Calma. Va bene che è difficile orientarsi, ma non esageriamo. No, so dove devo andare, so dove devo andare. Oh, tua madre. Baco. I membri più deboli del reame di Nidosacro, solitamente disprezzati e costretti ai lavori più umili. Ottima fonte di dolce grasso, queste pavide creature sono perfette per fare scorta prima di un lungo viaggio, squisite se rosolate sopra un falò. Se cercano di contrattaccare per la loro vita, ignorale, non hanno nulla da offrirti. Sì, loro no, ma i loro sogni hanno da offrire qualcosa. Bel grattacapo. Baghino? Zona a sinistra, per esempio, che cazzo è? Un muro invisibile, infatti. LOL.
A Hollow Knight non piace che si giochi con le sue collisioni, comunque. Guardate, guardate. È confuso, non sa cosa fare. Bellino. Perché non sto prendendo anime? Ah, perché è uno stronzo Ross. Esatto. Sì, è proprio uno stronzo, Ross. Ok, però sto cominciando a capirlo. In realtà sto cominciando a capirlo. This night is surely hollow. Con una sola mano, baby. Una ladra, baby. Ho capito, ma a volte lo fai due volte, a volte lo fai tre. Come cazzo funzioni? Ma perché c'hanno tutte le mamma puttana sti boss? Ma guarda che una particolarità assurda. Cioè, forse nel game design document c'era scritto proprio tutti i boss del gioco devono necessariamente avere la mamma puttana. Perché se no non si spiega. Però, cioè... Thank you.
Peccato, avevo preso il via. Ah, peccato. Però ho capito. Ah, è tosto perché praticamente non ti puoi curare. In realtà, sapendo questo, dovrei andare a ricambiare gli amuleti, prendere quelli che... prendere la benedizione di Johnny. O Ioni. Bla bla bla, ma mi rompo troppe coglioni, quindi... no. Sentilo come piange, peraltro. Oddio, l'ho buggato. Godo. Ok, alla fine era più semplice del previsto, bastava capire come muoversi. Forza, sconfiggi il campione decaduto. La bramavo, la forza di proteggere gli altri. Quando ho visto quel cavaliere addormentato, al sicuro nel suo guscio corazzato, non è stata la pazzia a guidarmi, solo la mia brama. Ma alla fine, se la forza non può salvarti, cosa mai può farlo? ...1800 addirittura. Sono molte più di quelle che mi servivano. Bene. Prima di concludere l'episodio, voglio fare un'ultima cosa. L'episodio. In realtà ho registrato talmente tanto che penso lo dividerò in due. Non verranno due episodi da un'ora ciascuno, ma insomma, ve ne ho fatti anche di più lunghi in precedenza, quindi va bene anche così. Qua ho sbagliato, ma... ah, se n'è proprio andata. Va bene. Questo mi ricorda che devo tra l'altro cambiare il teletrasporto. Oh merda. Vabbè. Ora va bene tutto, ma non mi perderò proprio qui. Gulp. No dai, basta salire in teoria. Giusto? Sì. Thank you.
mattina mi serve. Ok. Grazie alla bussola. Grazie a Dio c'è la bussola. Papa Nada, grazie della bussola. Eccoci qua. Ah, Araldo, sei di ritorno. Fammi vedere il tuo culo dei sogni. Così tante essenze, che splendore. Sei davvero l'Araldo che la mia tribù così a lungo ha cercato. Il mio popolo è nato da una luce simile alle essenze, simile a quella della tua potente lama, ma ancor più luminosa. Furono contenti di crogiolarsi in quella luce, di adorarla, per un certo tempo. Ma un giorno un'altra luce apparve nel nostro mondo, un uroverme che prese la forma di un re. Quanto volubili devono essere stati i miei antenati. Abbandonarono la luce che aveva dato loro la vita, le voltarono le spalle, la dimenticarono perfino. E così questo reame sorse dal tradimento. Ma i ricordi di quell'antica luce restarono in questo mondo, quieti sussurri di fede, fin quando tutto nido sacro iniziò a sognare quella luce dimenticata. Ah, ma quel tempo è passato, e così anche il mio. L'Araldo è infine giunto, e troppo a lungo ho conservato le memorie della mia tribù. Per noi è giunta l'ora di essere dimenticati. Non ricordarci, Araldo, non onorarci, non lo meritiamo. Ah, mi dispiace, è un altro personaggio che muore, figurati. Luce, splendore, io mi ricordo di te. Comunque, a parte tutto, ha fatto un dialogo interessante. Quindi l'essere che ha dato vita alla sua tribù è stata una luce, che forse si chiama Splendore, visto che lì Splendore era con la maiuscola, con la S maiuscola. La sua tribù la venerava, poi però è arrivata un'altra luce, che forse è l'Uroverme, che è diventata il loro nuovo dio e si sono scordati loro della tribù la luce precedente, che chiamerò Splendore a questo punto, visto che è la S maiuscola, insomma. Non penso che fosse dovuta ai tre punti, perché qua, no infatti, perché vedi qua, mi ricordo di te, non inizia con la maiuscola, quindi va bene. Beh, ciao cara, che ti devo dire? Ascensione, recupera 2400 essenze e ascolta le ultime parole della veggente, quindi se n'è andata proprio. Niente ricompensa finale, solo un achievement, per modo di dire, ma insomma. Va bene, ragazzi. Voilà. Abbiamo menato le mani abbastanza, secondo me, in questo episodio. Cazzo, speravo veramente di fare anche, in realtà in questi episodi, di fare anche Grimm, ma non c'entra. Penso che io debba combatterlo. Qui si menano solo le mani in questo posto di merda, ma insomma. Ma insomma, te la smetti, basta, non ti crede più nessuno, frate, lascia stare. Se fa così... Ah, interessante. Ah, guarda, l'ultima cosa che potrei fare proprio... non ho la cosa equipaggiata, quindi... Facciamo te. Se proprio c'è una cosa che mi interesserebbe avere indistruttibile è questa, quindi... L'altra volta mi ha chiesto 12.000, ce li ho, quindi... Non penso mi chieda di più, cioè... O comunque... Nel caso non penso mi chieda troppo di più. No, dai, Dio buono. Poi senti, se mi chiede di più vado a vendere roba e vaffanculo, senti.
Che bellezza, che odore, che odore. Così buono, così gustoso. È perfetto, perfetto, ed è solo per me. Di nuovo? Che avido, sempre alla ricerca di doni, povero tesoruccio. Dammi i tuoi gel e ti darò il tuo dono. Porca puttana, raga. 15.000. Aspetta un attimo. Madonna. Dove sta il mio amico? Qui. Fastest way, stazione del re. Ce la faccio? Speedrun. Speedrun al negozio. Non posso sopportare di chiudere il gioco senza riavere il mio amuleto. A questo punto me ne manca uno e non ho la più pallida idea di dove cercarlo. E visto che me ne manca soltanto uno, sarei tentato di guardare una guida, devo essere onesto, ragazzi. Però non lo so. Se deciderò di farlo, ve lo farò sapere, ovviamente. Cioè, una guida. Vedere banalmente dove si trova. Però, vabbè, tanto per ora non ho esaurito tutte le mie possibilità, quindi. Loro li ho fatti alla fine, non me lo ricordo. Forse sì. Devo ancora andare da Grimm, quindi magari ce l'ha lui l'ultimo coso. L'ultimo amuleto. Qua, vero, sì. Non là sotto. Non di qua. Minchia, tanta gente ormai l'ha sciotto. Bene. Ne godo. Ah, qua mi sa che ci avevo già provato, ma non c'era una sega. Ecco, ma io stavo pensando, no? Ma non è che tutto il gioco, alla fine, non è altro che una semplice metafora, per quanto la parola semplice possa essere riduttiva in questo caso. Del fatto che bisogna imparare ad accettare la morte. Perché a me dà l'impressione che appunto tutti erano, cioè il regno era lì lì per morire. Ma poi anche quello che aveva detto il re nel flashback con quello che in teoria era il cavaliere Vacuo, che era molto simile Velmi a me. Cioè che ha una, non avere più mente con cui pensare, cose varie, eccetera, eccetera. Ora non mi ricordo esattamente il discorso, però era un discorso del tipo diventare delle bestie, essere privati appunto della morale e della ragione, che sono un peso secondo me, questo più o meno quello che diceva, per vivere in eterno. Che figata! No, non è una figata. Velmi Artred. Cioè, secondo me potrebbe essere un hint, un indizio circa il fatto che la storia del gioco è questo regno non ha saputo accettare la sua fine, la sua morte, ha lottato disperatamente per evitarla e ce l'ha fatta, per carità, ma che cosa ha ottenuto in cambio? Una vita vuota. Perché tutti sono zombificati, sono l'ombra di loro stessi. E avrebbe anche senso di nuovo in termini di un'ottica in cui, come il gioco ci ha suggerito più volte, la luce è ciò che ti dà la vita eterna, ma che è tra virgolette cattiva, e l'oscurità, cioè noi, perché noi vediamo addirittura da un posto che si chiama l'abisso, ed è un luogo di morte, guarda caso, e l'oscurità per l'appunto è la morte, che
che però in realtà è una cosa buona se paragonata a una vita eterna priva di significato. Oh, Paul. Un nuovo arcano, eh? Questo sì che è un oggetto antico. Queste reliquie sono la perla della mia professione. Recuperare il sapere nascosto all'interno è un lavoro molto difficile e minuzioso, ma si può trarne una grande conoscenza. Questa civiltà crede di essere la prima, ma in realtà c'era qualcos'altro qui prima di Nido Sacro. Può darsi fossero gli amici della veggente. Ogni uovo getta un barlume di luce su quell'epoca Tell me, Arthur. dimenticata. Boris Sun? Un altro Chi uovo è? arcano. È una rara fortuna possederne due. I miei colleghi moriranno di invidia, anche se il mio portafoglio si è alleggerito. Queste uova sono i reperti più preziosi dell'epoca antecedente a Nido Sacro. Ma non sono gli unici resti di quell'età. Ci sono anche delle statue antiche che sembrano depositi di anime. Forse le avrei viste, sì. Anch'esse, seppure in forma più grezza, sono la prova di un'epoca anteriore a Nido Sacro. Helmagelka. Sembra che non porti con te nessuna reliquia. Se ne trovi qualcuna in buono stato, portamela e ti darò in cambio un bel po' di gemme. Helmagelka. Emma Delke. Ok, io mi sono alleggerito di tutte queste cose. Very well. Very well indeed. No, però io non ha senso che questa io ancora non l'abbia mai aperta. Però è qua chiusa. Capisco. Forse di nuovo quassù? Qua non c'è nulla, ok. Allora andiamo a Pulveria. Ok, ragazzuoli. Ci siamo. Abbiamo veramente finito questo giro. Fermati un po'. Tieni, stronza. Sei una folle a chiedere così tanti soldi, fatelo di. Forza indistruttibile. No, non me lo metterò, mi dispiace. Scusa, cosa mi dice lei se la esamino così? L'ombra e il fuoco danzeranno insieme magnificamente, credo. Ok. Mi rimane questo che è fragile, ma non mi interessa più di tanto questo, rimetterlo a posto, però vediamo. 12.000, 15.000, quindi il prossimo 18.000 potrebbe costare, non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Vediamo. Va bene. Ragazzi, per ora vi dico che qua è tutto al vostro catema. Dovrò fare anche un episodio probabilmente per loro. Sette relitti spinosi. Madonna. Scusa, non ho visto sbloccare ancora uno. Qua. Oddio, e questi dove li trovo? Al Colosseo? Vabbè, capiremo. Dicevo, qua è davvero tutto.
se riesco a uscire dal vostro catema. Noi ci vediamo nella prossima parte di Hollow Knight. Peace.